L'abbiamo sentito, sì, il boato. Però lì per lì non ci siamo resi di conto di quello che potesse essere, anzi si pensava fosse il terremoto come è successo altre volte. Soltanto ci siamo accorti che lo spostamento d'aria era fortissimo, i vetri si sono rotti tutti i vetri, quindi siamo usciti fuori perché l'aria era respirabile, dentro c'era veramente tanto fumo. Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito per l'esplosione che è avvenuta all'interno di un'azienda Orafa che si trova nella zona industriale di San Zeno ad Arezzo. Sono le 10.30 quando un forte boato scuote la zona industriale di San Zeno ad Arezzo e un'esplosione all'interno di un annesso dell'azienda Orafa Sestor. Niente, addirittura siamo rimasti anche sorpresi perché c'è caduto sopra la macchina addirittura anche un pezzo di Ethernet, che se c'era una persona magari capitava anche qualcosa di peggio. Una normale mattina di lavoro poteva finire in tragedia, ma la fortuna è stata che all'interno dell'annesso non c'era nessuno. Alla fine solo un ferito lieve che si trovava vicino all'annesso medicato sul posto ha poi rifiutato il ricovero. Noi è arrivata una chiamata in centrale operativa per un'esplosione su una ditta e in una ditta non sapevamo notizie certe, quindi siamo intervenuti, abbiamo attivato la procedura nostra per gli eventi maggiori. Niente, fortunatamente l'esplosione, lo sfogo a quanto sembra è andato verso l'esterno trattandosi di un annesso e quindi i coinvolti non ci sono stati operai coinvolti, molti danni anche nelle ditte adiacenti ma non operai coinvolti. Nessun ferito? No, solo una piccola irritazione a un occhio per una persona ma niente di più. Intorno alle 13 i vigili del fuoco provano a capire che cosa possa essere accaduto all'interno dello sgabuzzino che è andato completamente distrutto. Non pare ci fosse materiale pericoloso o esplosivo. C'era un compressore e secondo il funzionario dei vigili si sarebbe verificato un accumulo di sostanze diventate poi una miscela esplosiva che hanno causato la detonazione. Sul caso sono comunque in corso ulteriori verifiche sul posto anche le forze dell'ordine.